Buonasera, benvenuti al Pala Castellana di San Severo. Grazie innanzitutto per aver accolto l'invito delle due società a partecipare a questa serata di beneficenza, una serata che vede per la prima volta insieme le due maggiori società sportive di San Severo, l'Unione Sportiva San Severo Calcio e l'Allianz Basket Città di San Severo. Ci sarà una partita, come ben sapete, mista di calcio e pallacanestro, con i giocatori che ovviamente si mischieranno. Sarà una partita in cui ovviamente il risultato varrà ben poco, ciò che vale è la vostra partecipazione, la vostra presenza qui al Pala Castellana, la finalità che è di beneficenza. L'intero ricavato sarà devoluto per la ricerca delle cellule staminali per le malattie neurodegenerative che sta effettuando la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La manifestazione è organizzata dal Rotaract di San Severo. Invito qui il presidente Federica Prospero per i saluti di rito. Buonasera a tutti, come ha detto Pino, sono Federica Prospero, la presidente del Rotaract Club di San Severo. Ringrazio le due squadre e grazie a voi che siete presenti qui e date un contributo alla ricerca sulle cellule staminali. Grazie di tutto e buona visione. Grazie alla sensibilità del Rotaract che ha voluto organizzare questa manifestazione, una manifestazione che per la verità è nata così dall'idea dei due allenatori delle rispettive squadre, di coach Piero Cohen e di mister Severo De Felice, una sera così a tavola nel chiacchierare dopo cena. Si parlava di una iniziativa, di qualcosa che potesse fare bene nel campo sociale, di qualcosa che potessero fare oltre alla mera attività agonistica delle due squadre. Ricordiamo il San Severo Calcio che sta disputando il campionato di Serie D, il massimo campionato dilettantistico per la seconda stagione consecutiva, l'Allianz Basket Città di San Severo che sta disputando il campionato di Serie C. E allora i saluti doverosi e sentiti anche del primo cittadino, l'avvocato Francesco Miglio. Buonasera a tutti, io sono davvero lieto questa sera di presenziare a questa bella iniziativa di beneficenza che, come ha detto Pino poc'anzi, è stata partorita dalla fantasia dei due mister, di mister De Felice e di coach Cohen. È anche l'occasione per dare la vicinanza a inizio d'anno a questi due bei sodalizi sportivi, la cestistica Basket San Severo, Città di San Severo, che ci sta dando grandi soddisfazioni, e anche l'Unione Sportiva del San Severo Calcio, che non senza sacrifici sta tenendo alta la bandiera giallo-granata nel difficile campionato di Serie D. Che dire, l'augurio a questi due sodalizi sportivi e a tutti quelli che operano nella città di San Severo e che svolgono anche una funzione educativa e pedagogica con tanti ragazzi e tante ragazze, l'augurio che posso rivolgere è di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi sportivi. A voi tutti i cittadini di San Severo auguro un anno sereno con i vostri cari, con le vostre famiglie, forieri di grandi soddisfazioni e anche successi personali e collettivi. Grazie a tutti e buona serata, buon divertimento. Grazie all'avvocato Francesco Miglio, sindaco della città di San Severo. Ricambio a nome vostro gli auguri per un buon anno all'amministrazione comunale, un buon anno per l'amministrazione, automaticamente sarà un buon anno per l'intera città. E questa manifestazione, questa serata è stata targata Italiana Ascensori e Servizi Event, una società sanseverese sempre molto sensibile a queste iniziative. Chiamo qui l'amministratore della società, Renato Romagnolo. Un applauso anche alla Italiana Ascensori. Abbiamo accettato ben volentieri la proposta del Rotaract di San Severo e delle due maggiori società sportive della nostra città di abbinare il nostro marchio a questa iniziativa di beneficenza.
L'Italiana Ascensori e Servizi è sempre attenta a questo tipo di iniziative che coniugano sport e beneficenza. Grazie a tutti per la presenza e per la partecipazione. Grazie, ancora un applauso alla Italiana Ascensori e Servizi. Già fa un certo effetto vedere in campo con la canotta dell'Allianz San Severo Andrea Florio, per non parlare di Francesco Di Santo con la maglietta del San Severo Calcio. Mai avrebbe sognato di giocare a calcio Francesco Di Santo, questa sera lo fa. I ringraziamenti anche alla Derico Costruzioni per la collaborazione, alla società di calcio a 5 Tiki Taka di San Severo, gli sponsor Ciavarella Pneumatici, Lufa Service, Mazzeo Giocattoli, Allianz Assicurazioni San Severo, D'Amico Legnami, Vas Vetro e Radatel. Questa manifestazione si dislocherà praticamente in due partite, una prima partita di calcio a 5, una seconda partita di pallacanestro. Ovviamente abbiamo mischiato le squadre perché difficilmente Brunetti riuscirebbe a fare un gol a Coccia se dovesse giocare soltanto con i compagni di squadra di pallacanestro e viceversa. Quanto fallo per te? Prima dell'inizio della manifestazione, un doveroso minuto di silenzio per ricordare la memoria del grande Cosimo Altomare, presidente dell'Unione Sportiva San Severo Calcio, ma non solo presidente per una vita, e la mamma di coach Piero Cohen. Grazie, un applauso per Cosimo Altomare, per la memoria della mamma di coach Piero Cohen, che non è potuto essere questa sera con noi. Si può cominciare il primo tempo con le squadre mischiate. Può cominciare, prego arbitro. Tenta ad attaccare la formazione del calcio, strano visto che dovrebbe essere il suo sport in cui dovrebbe prevalere. Ecco un contropiede con un tiro fermato da Dell'Aquila. Marcello Ciofi in porta, Chi non ricorda il grande Marcello Ciofi tra i pali del San Severo Calcio? Dall'altra parte, Antonello Coccia, uno degli allievi di Marcello Ciofi. Seguiamo questo attacco, vediamo se riusciranno. La grande parata di Ciofi, e Francesco Di Santo non riesce a fare molto di meglio. Vediamo la replica, se si riuscirà a impensierire anche Coccia, che può dormire sogni tranquilli. Sembra un assedio dalla parte della porta di Ciofi. Prova un contropiede e Coccia può sporcarsi i guantoni. Una parata di Filippini. Io avrei fischiato un rigore, arbitro. Mister De Felice, la sua squadra stenta ad attaccare e non abbiamo preparato bene questa partita? No, ci chiudiamo a riccio e ripartiamo a farfalla. Una partita in cui punta al pareggio per il secondo tempo, poi magari venire fuori? Io punto tutto su Marcello Ciofi. Un gol di Marcello Ciofi potrebbe far vincere la formazione allenata da Severo De Felice. Vedremo un po' che cosa ne pensa dall'altra parte del campo.
l'allenatore della squadra di basket, ma ovviamente sono formazioni miste. E c'è il gol! Il gol stile Roma di questo pomeriggio. 1-0 per la formazione giallonera. Il gol di Porfido. Porfido che non fa un canestro neanche a pagarlo, che però ha fatto gol, mister Coach Panizza. Un gol bello, un bel gol, insomma, un po' poco estetico, dico, però. Merita il primo quintetto domenica con questo gol? No, 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 assolutamente, non è così. Un secondo gol, ci vuole un secondo gol, se no. Deve stare in panchina. Va bene, lo teniamo in panchina anche per domenica. Vediamo l'attacco di Romano. Ah, fermato da Brunetti Romano. In maniera sorniona la squadra di calcio si è portata in vantaggio e a quanto pare ha funzionato lo schema di mister De Felice, quello di fare tutto il campo in contropiede, due passi e si arriva dall'altra parte del campo. E adesso ci aspettiamo un po' di melina, mister, per far passare il tempo. Come non ho capito, sono concentrato, Pino, non mi disturbare. Va bene, ne parliamo domani con l'allenatore del San Severo, evidentemente impegnatissimo a seguire la squadra in campo, e Romano che prova un assist per Francesco Cota che non se l'aspetta. E Ciofi può distendersi ancora una volta da par suo. Ci vorrebbe un applauso per incitare la squadra giallo-granata per provare questa via del gol. Io provo a disturbare un po' Ciofi, vediamo un po' se riusciamo ad aiutare questi a fare gol. Marcello, non ti fai superare neanche qui, eh? Sono troppo concentrato, dai. Non si può, non si può, eccolo là. Non si può, sono concentrato, il mister si arrabbia, vedi? E il mister potrebbe anche sostituire Ciofi se si distrae troppo. E c'è il gol di Di Santo e si arrabbia Ciofi. Eh no, ma è disturbato, hai visto? Dai, vabbè. E c'è il gol di Di Santo su una palla persa in difesa da Alessandro Porfido, che ha vanificato il gol fatto precedentemente. Palla regalata in queste occasioni. Porfido, siamo un po' stanchi sulle gambe, eh? Dopo il gol Porfido ha subito rimediato e ha regalato la palla per il pareggio, coach. No, ma lui mi ha sentito, io gli ho detto ha bisogno di un secondo gol. E c'è il ritorno in vantaggio ancora per la formazione giallonera. 2-1 con gol a raffica da una parte e l'altra ancora Ciofi. Antidoping per Ciofi a fine partita. Il gol di Ambrogio Sorriso, il cognome è tutto dire, anche se nella prima partita di campionato Sorriso non fece sorridere molto mister De Felice, vero? Cosa non ho sentito, Pino? Sorriso? Ne parliamo domani ancora, ne parliamo con Willy Carotenuto. E Sorriso te ne ha fatti due all'andata? Eh sì, purtroppo sì, ma speriamo che ne fa altri, però, perché sennò lo ammazzo, eh. Non era meglio prenderlo prima? Dovete chiedere al mister. Questo è un attentato per Carotenuto, perché non ha voluto giocare, si è voluto sottrarre a questa partita. Scherzi a parte, lui non sta bene, avrebbe giocato ben volentieri, ha accolto così come tutta la squadra la proposta dell'iniziativa dei due allenatori. Ancora una discesa, vediamo un po', una parata di Coccia che va a fermare il tentativo di Andrea Florio, il capitano giallo-granata, autore di una rete domenica scorsa su un calcio di rigore, quella rete che ha dato il là al pareggio nell'ultima partita disputata al Ricciardelli. Ricordiamo che domenica prossima ancora alle 14:30 il San Severo Calcio riceve la visita della Puteolana. Un invito a tutti, il palo con Ciofi battuto sul primo palo e la porta che stava andando dall'altra parte, e poi come spesso succede, gol mancato, gol subito. Cosa?
Ne parliamo anche con te domani? Domani, tomorrow. Finiamo la partita, dai. Dai, vediamo quest'altra parata di Marcello Ciofi. Vediamo come costruisce questa azione di attacco alla formazione giallo-granata. Il tentativo che va in tribuna di Francesco Cota. Ci provi in tutte le maniere, Pino. Si sta provando in tutte le maniere, Pino, per disturbare. Poi vediamo i rigori come te la cavi, caro Ciofi. Ancora una parata di Ciofi. Mi sono perso De Felice. Mister, tre grandi interventi di Ciofi, domenica è il quarto intervento. Domenica lo vediamo in porta? Sicuramente, così almeno mi tolgo davanti al caro tenuto perché non lo sopporto più. Caro tenuto ancora peggio Coccia? No, Coccia poi ne parliamo. Peggio per loro, hanno perso il posto in squadra in questa partita e poi beffato Ciofi. Io ho perso il conto delle reti, siamo sul 2-2. Il gol di Favetta, siamo sul 2-2? 2-2, facciamo un applauso a questi ragazzi in campo. Tre gol per i gialloneri, ci ho provato. Vediamo un po' quest'altra azione, Brunetti che perde palla. Io lo avrei immediatamente sostituito. Coach Piero Cone l'avrebbe sbattuto in panchina con questa palla persa di Brunetti, eh? Ma no, ma è stare nella squadra avversaria, a noi ci serve, ci sta bene. Ah, quindi tu comunque fai il tifo per la tua squadra indipendentemente dai giocatori in campo? Ci mancherebbe, cavolo, noi siamo una squadra, dobbiamo vincere, no? È Panizza che vuole vincere questa partita, non ci sta a giocarla sul fair play. Mi aspetto un rigore dall'arbitro da un momento all'altro. Vediamo un po' un passaggio indietro. E la parata di Coccia. Coccia che potrebbe andare bene in squadra con voi, Antonello Ricci? Perché no? Adesso lo testiamo anche a pallacanestro però. Ma tu quando entri? No, io sono l'incitatore, incito i miei compagni. Tu di calcio proprio non ne vuoi sapere? No. Fra un po' entro. Un po' come con la pallacanestro d'altronde, vero? E allora, c'è un cambio. Porfido che esce dal campo e questa è una mossa perché Panizza vuole vincere la partita. Porfido in panchina, la tua squadra sicuramente vincerà. No, vuole l'X. Si è giocato l'X evidentemente Nicolas Panizza, vedremo un po' al calcio scommesse a quando danno questo risultato. Brunetti può tirare, fuori gioco. L'arbitro mi sembra che sia un po' di parte. Non ha voluto fischiare questo fuorigioco. Arbitro, pochi interventi in questa partita. Molto corretta. Sono corretti i giocatori in campo e questa volta la scampa bella Marcello Ciofi. Si prepara qualche cambio tattico di De Felice. E c'è la rete, il 4-2, cambia coach Panizza, entra Antonello Ricci al posto di Romano, un cambio stile pallacanestro nello spot di playmaker. Ricci che si posiziona nella fascia difensiva, Di Santo che prova a sfondare il pallone che però esce fuori. Rimessa con calma, fin troppa calma, e poi Francesco Cota ringrazia per il regalo e va a realizzare. Punizione per Cota che ha segnato il gol e quindi viene richiamato in panchina. Entra in campo De Fabritis. Servizio lungo per Mastrangelo che non riesce ad agganciare. Rimessa laterale.
Antonello Coccia, vediamo un po' il pallone alzato per Ricci. Mastrangelo, anzi no, altissimo. Attacca ancora la formazione giallonera con Mastrangelo che per un po' non fa canestro con i piedi. Rimessa di Antonello Coccia. Entra in campo Ambrogio Popolo con il numero 25. La parata di Coccia, colpito in pieno da Brunetti prima di lasciare il campo. È un contropiede, anche qui un tentativo di fare canestro con il piede che non riesce. Coccia ancora, Popolo controlla il pallone. Poi c'è l'attacco dei giallogranata che sono alla ricerca della rete del pareggio e in questo vantaggio di 4-3 sta prevalendo sicuramente la grande prestazione di Marcello Ciofi. Ancora Ciofi. E rigore, arbitro. Chiediamo all'arbitro che cosa ha fischiato, che cosa ha visto arbitro. Ma che la butto fuori, La butto fuori, silenzio. Falla due perché è uscito fuori con le mani. C'è la munizione per il portiere. Cartellino giallo? Cartellino giallo, che non abbiamo. Ciofi si ritenga ammonito, Cartellino giallo alla seconda occasione, va fuori. Sono pericoloso io. Anche perché Ciofi è socialmente pericoloso e quindi è il caso di un'ammonizione. E allora andiamo a vedere che cosa succede sugli sviluppi di questo calcio di punizione con Ciofi che ci prova. Vediamo un po' che cosa succede senza barriera. Qui potrebbe arrivare il pareggio e non c'è il pareggio di De Fabritis. Vanificato questo tentativo di pareggio con Ciofi che continua a insultare l'arbitro per l'ammonizione subita in precedenza. C'è della credine tra i due che sicuramente sfocerà negli spogliatoi in una rissa. Ciofi è molto attivo. Io proporrei Gino Barone, scappa, non scappare, ti inseguo fino alla fine, non scappare. Io proporrei un antidoping a Marcello Ciofi a fine partita, che ne dici? È giusto, è giusto. È giusto e laconico di poche parole. Dall'età che c'ha. Per l'età che c'ha sicuramente, normalmente non sarebbe in grado di fare una cosa del genere Marcello Ciofi, Capitan Florio, parate ben oltre misura. Sì, sì, è un grande. Anche adesso lo sta dimostrando, non si ferma mai. Andrea Florio che parla più in campo che quando è fuori, e meno male che sia così. Arriva l'ambulanza per l'antidoping a Ciofi e il pareggio, 4 pari. Dell'Aquila, io avrei fischiato un fuorigioco qui. Anch'io sono d'accordo, per me era fuorigioco, però contro Marcello non si può mai fischiare. L'arbitro è sicuramente in malafede. Sì, sicuramente. Chiediamo la ricusazione dell'arbitro, la sostituzione nel corso della partita e c'è la traversa di Antonello Ricci. La parata di Ciofi che rivendica un tocco. Però poi si prende il pallone per la rimessa. Non è correttissimo Ciofi. Ciofi, se hai toccato il pallone, la palla era degli avversari, Ancora un tentativo. Siamo sul 4 pari. Vogliamo fare un applauso a questi ragazzi in campo che stanno dando vita a questa partita di beneficenza
con il ricavato che sarà consegnato alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Un tentativo per questo gol rocambolesco per il 5-4, tornano in vantaggio i gialloneri. 2 minuti e 30 secondi al termine del primo tempo, Ciofi ancora che para agevolmente. Gialloneri che sono in vantaggio grazie alla sesta rete realizzata da Colucci. Attacco ancora dei gialloneri, dei giallogranata, che provano a sfondare con Ricci Lufino, e la palla che è rubata ancora, e questo palo clamoroso di Mastrangelo. Siamo ancora sul 5-6. Dai, facciamoci sentire di più gli ultra, i Black Devils, che sono presenti anche questa sera al Palacastellana. Calcio d'angolo, il colpo di testa a spazzare con il tiro provato da De Fabritis. Marcello Ciofi ancora a rimettere in gioco, a rimettere in moto la sua squadra. Possibilità di pareggio ancora, però una palla persa, tentativo di colpire il sottoscritto, grazie. 50 secondi da giocare, Marcello Ciofi recupera il pallone. Mister, qualche lancio lungo di troppo? No, va bene così, va bene così. Ci abbiamo i lunghi, quindi una tattica per sfruttare i nostri lunghi. Magari qualche blocco su calcio di punizione? Ora vediamo se lo prendiamo il calcio di punizione. Dipende dall'arbitro. Vedo che fischia molto poco quest'arbitro. Troppo poco, mi sta facendo incazzare. In effetti dovrebbe fischiare di più Ricci, clamoroso. In panchina Ricci, in panchina, non puoi sbagliare questo gol. 8 secondi, 7, 6, 5, 4, tentativo di pallonetto fallito. Finisce il primo tempo. 5-6, un applauso a questi ragazzi in campo, ma soprattutto un migliore in campo sicuramente Marcello Ciofi. Sindaco, Marcello Ciofi, cittadino onorario anche per questa partita. È un ragazzino, è sorprendente, complimenti. Un giocatore under che potrebbe essere tesserato dalla società del presidente Gino Dell'Aquila. A proposito di tesseramenti, annunciamo, la società dell'Unione Sportiva San Severo Calcio ha tesserato proprio in queste ore Visar Braa, attaccante albanese con passaporto tedesco, proveniente dalla Serie B tedesca, dalla seconda squadra dello Stoccarda. Esordirà domenica prossima nella partita con la Puteolana, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Un applauso di benvenuto a Visar Braa. In bocca al lupo per il campionato che andrà ad intraprendere con la casacca giallogranata. Arbitro, una partita che non è stata correttissima, però ha fischiato molto poco e i giocatori in campo se ne sono lamentati. Perché mi hanno dato dei soldi di nascosto da dare a casa al sollievo della sofferenza. Tiri fuori i soldi. No, già l'abbiamo fatto il bonifico, noi siamo veloci. Pensavo a degli assegni postdatati che non li usiamo. Non ancora. E allora, stanno per ritornare in campo le squadre. Ripartiamo con il cronometro da 20 minuti. Alla Palasport,
Allora, questo è l'inno del San Severo Calcio, goleada giallo-granata del maestro Nazario Tartaglione. Un applauso anche per Nazario Tartaglione che ha ideato questo inno e anche l'inno della Basket Città di San Severo. Siamo pronti per cominciare, arbitro. Si parte dal 6 a 5, schema per cercare di mettere in difficoltà Ciofi da parte dei propri compagni di squadra. Il lancio di Ciofi, ma non arriva un compagno di squadra e Ricci prova ad approfittarne, fermato da Brunetti. Ancora Ciofi, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, si litiga ancora tra il portiere e l'arbitro. Vediamo un po', aspettiamo un po', vediamo che cosa ha deciso l'arbitro, cerchiamo di capire. Parla prima l'arbitro. Allora, qua ci dovrebbe essere un'espulsione perché l'hai preso, l'hai buttato giù e l'hai pure sorretto. Però, visto l'età, ti facciamo stare in porta per il rigore. Paga il rigore e poi paga il caffè. L'arbitro è insindacabile, in questo caso c'ha ragione sempre lui, comunque gli arbitri hanno sempre ragione. Allora, adesso cerca di farti perdonare, vediamo se riesci a parare questo rigore. Non mi devo far perdonare perché il rigore non c'è. Vediamo un po', è ancora polemico Ciofi in questa occasione. Allora, vediamo un po' chi tirerà questo calcio di rigore. Favetta è pronto sul dischetto. E il passaggio per Romano, la finta che però non va a buon fine perché Ciofi si fa perdonare. Si è mosso prima e questo rigore lo ripetiamo. Beh, qui meriterebbero di arrivare alle mani Ciofi e l'arbitro, si ripete, è giusto che si ripeta. Vediamo un po' lo schema precedente, se andrà a buon fine questa volta. Ciofi, guarda che lo tira a destra, eh? Lo tira a destra Ciofi, eh? Lo tira a destra, eh? Occhio! Vai! E c'è il gol di Romano! Il 6 pari e Ciofi le ha combinate di tutti i colori per far pareggiare la squadra giallo-granata. Siamo sul 6 pari. Il Peter Pan del San Severo Calcio. La storia del San Severo Calcio, Marcello Ciofi. E adesso i giallo-granata ci credono, provano ad andare a passare in vantaggio cercando di approfittare sull'età di Ciofi, che potrebbe accusare qualche momento di stanchezza. Ancora un lancio lungo, Iannelli, lungo ancora, non aggancia e vanifica questo tentativo di ritornare in vantaggio. Arbitro, un attimo di attenzione, c'è un giocatore in più in una squadra. Arbitro, fermi un po' questo gioco, c'è un giocatore in più, sono 6 contro 5 qui ci vuole un'espulsione, contiamoli un po' quanti ne sono. Ciofi fuori? Ciofi espulso. Espulso Ciofi.
Allora vediamo un po' che cosa succede. Ciofi, è il terzo cartellino giallo che stai prendendo. La motivazione di questa espulsione? Sei troppo ribelle. Ribelle? Stai ribellando a tutte le decisioni. I portieri devono essere ribelli, se no stanno a casa loro. Ti do l'ultima chance, eh? Va bene, grazie. Grazie. E allora riprendiamo il gioco, si riprende dal 6 pari con Ciofi che si risparmia ancora una volta questa espulsione. Noi siamo uno in più. Ricci, hai provato in tutti i modi a prendere i pali, ne hai presi un paio? Sì, anche una traversa. Anche una traversa, ma di gol niente? No, no, il mio obiettivo era prendere la traversa. Ok, ce l'hai fatta allora a prendere la traversa. Vediamo che cosa è successo in questa occasione, ancora una volta polemici i due. Io chiederei l'intervento dei due allenatori a questo punto, perché non se ne può più con Ciofi. Arbitraggio scandaloso. Bravissimo l'arbitro. Incorruttibile da Ciampino, si chiama. 100 euro regalati da Ciofi all'arbitro e quindi si può ricominciare. Si ricomincia dal 6 pari, 14 minuti da giocare per questo secondo tempo della prima parte di questa manifestazione di calcio. Poi vedremo un po' le due squadre come se la caveranno a pallacanestro. Vediamo l'attacco dei gialloneri che hanno qualche difficoltà a superare la metà campo. Lo fanno adesso con il tiro e la parata di Coccia, che non vuole essere da meno a Marcello Ciofi. De Fabritis, e Ciofi che risponde, fallo laterale. Fallo laterale per la formazione giallo-granata in fase di attacco, è pronto il cambio. Entra Filippini ancora sulla parata di Ciofi. Ci aspettiamo una discesa di Coccia, cost to cost, e un tiro. Mentre Coccia resta sempre in porta. Ciofi, lancio lungo con le mani e ancora una palla regalata agli avversari e il gol ancora per il vantaggio dei gialloneri. 7-6 il risultato, 13 minuti ancora da giocare. E qui ci vuole l'immediata rete per il pareggio, per evitare poi di avere l'affanno di dover segnare a tutti i costi nei minuti finali. Non va a buon fine questo lancio. Coach Panizza, si sta divertendo? Sì, certo. Ti vedo sorridente e contento come una Pasqua. Ma ci vuole, dai, questi sono momenti di aggregazione. Ti vedo eccessivamente concentrato sulla partita. C'è qualcosa che non va, qualche schema che non stanno eseguendo? Assolutamente non ne avrei idea. Li cambieresti tutti questi, eh? Ma non saprei proprio cosa fare. Poi magari ti divertirei un po' di più nella seconda partita, in quella di pallacanestro. Ma no, no, mi diverto più in questa, perché non so proprio cosa fare, allora mi diverto. Grazie Nicolas Panizza, l'assistente di coach Piero Cohen. Siamo sull'8 a 6, ancora subito il tentativo, ma i gialloneri non si fanno sorprendere, forti della presenza tra i pali di Marcello Ciofi, che adesso svirgola in maniera clamorosa. Resta ancora in attacco la formazione giallo-granata, c'è il fischio arbitrale, ci sono un paio di cambi. Ancora vantaggio per 8-6 della formazione giallo-granata, giallo-nera. Forcing dei giallo-granata con Ciofi che per un po' non si fa sorprendere.
e Coccia, nonostante non abbia pagato il biglietto, si sta vedendo la partita tranquillamente. Ecco subito un lancio. Coccia può tirare direttamente in porta, ma Ciofi non si fa sorprendere. Fischio arbitrale, non è da accreditare. Espulsione per Coccia. Vediamo un po' che cosa ha deciso l'arbitro. Espulsione per Coccia, anzi è rigore, resta in campo ma è rigore. Rigore, tira Ciofi. I due portieri a confronto. Sì. Arbitro, possiamo farlo mettere un po' più avanti? Ciofi contro Coccia. E Ciofi che continua ad essere sempre polemico. E c'è il gol di Ciofi. Un applauso a Marcello Ciofi, storico portiere del San Severo Calcio. 9-6 il punteggio, 9 minuti e 46 secondi da giocare. Provano subito a sorprendere Ciofi, che era ancora intento a festeggiare. Ultimi minuti di questa partita di calcio a 5, poi mister De Felice, ci divertiremo con la pallacanestro, eh? Certo, vorrei giocare anch'io, ma c'ho una spalla ballerina, non posso, mi dispiace. L'età incombe, non ce lo permette il fisico? Esatto, ma già da un pezzo non me lo permette. L'avrei fatto volentieri due tiri a basket, ma non voglio rovinare la serata. Beh, ci divertiremo a vedere Florio giocare a pallacanestro, sarà uno spettacolo garantito? Sì, di sicuro, ma io glielo consiglio di cambiare sport, poi sta a lui la scelta. È lui che continua ancora a presentarsi a Ricciardelli per gli allenamenti? Io ci sto provando in tutti i modi, a farlo desiste, ma me lo ritrovo tutti i giorni al campo, quindi lo devo far allenare per forza. E lui per risposta domenica però ha segnato sul calcio di rigore? E vorrei vedere. Facile, facile. Facile, no, non avevo nessun dubbio sulla realizzazione del rigore, almeno quello. Almeno il rigore Andrea Florio lo segna. E allora 9-6, 8 minuti e 29, con i giallo-granata che devono recuperare 3 gol di svantaggio. Rimessa per Coccia, una discesa di Coccia o no? No, non se ne parla nemmeno a lasciare la porta. Ancora un tentativo vanificato dall'uscita di Antonello Coccia. Attacco giallo granata con il recupero in difesa. Un tentativo di Romano, fermato, e la girata al volo di Filippini, che prova a sorprendere la difesa giallo granata. Difficoltà a superare la metà campo. Nonostante questa necessità di realizzare 3 gol per cercare di impattare. Contropiede, Coccia esce dalla porta e va a fermare questo tentativo. Ancora una conclusione.
E allora, qui si ripete ancora una situazione incresciosa che si è verificata già in precedenza. I gialloneri sono ancora con uno in più e l'arbitro, molto scaltro, se ne è accorto subito e quindi assegna un calcio di rigore. Ovviamente, se il rigore dovesse essere sbagliato, si ripeterà fino a quando lo segneranno. Sì, giusto, decisione giustissima. E se Ciofi dice che è giusto, significa che c'è qualcosa sotto. E allora ancora un calcio di rigore. L'arbitro che fa rispettare la distanza. Il portiere deve essere fermo sulla linea di porta, possibilmente anche incatenato. Ma si può girare, arbitro? È parato, si ripete, perché si è mosso prima. Si è girato prima del calcio. Si deve girare dopo che il pallone è entrato in porta. Vediamo un po', si ripete. E si deve ripetere ancora perché si è girato ancora una volta prima. Però questa volta cambiamo il tiratore del calcio di rigore, perché mi sa che provandoci altre 40 volte facciamo notte qui. Francesco Di Santo, a posto, non lo facciamo neanche questa volta. È gol o no? È gol, gol, e quindi Di Santo che mi ha smentito, bravo. E allora 9-7 il gol di Francesco Di Santo su un calcio di rigore, accorcia le distanze. 4 minuti da giocare ancora, 4 minuti di speranza per la formazione giallo-granata di impattare. Scambio a metà campo e tiro ancora di Di Santo, che è in transagonistica, 2 reti in 20 secondi, e Di Santo potrebbe essere il trascinatore del pareggio. Francesco Di Santo che potrebbe essere il castigatore della formazione di Panizza, Gliel'abbiamo detto in tanti che lui poteva cambiare sport. Speriamo che questa sia la volta buona, insomma. Uno schema preparato nel corso di tutta la settimana? No, le abbiamo proprio detto di lasciare la pallacanestro, però lui non è un... Ancora un tentativo che, se avesse inquadrato la porta, sicuramente sarebbe stato parato da Marcello Ciofi. 9-8, ultimi 3 minuti di speranza per il pareggio. E la palla recuperata di Santo, è ancora lui, poi però si vende la partita e perde il pallone in maniera clamorosa. C'è pressing della formazione giallo-granata. Adesso i gialloneri provano a venirne fuori con Filippini, che sbaglia un tiro libero praticamente. E questo era un tentativo di andare a canestro, sarebbe valso 2 gol se avesse fatto canestro. Attacco ancora della formazione giallonera e c'è Coccia che recupera il pallone. La porta mobile dall'altra parte del campo con Marcello Ciofi, che però non si fa distrarre. Attentissimo Ciofi, e c'è il gol del pareggio. Ultimi 2 minuti di gioco. Un colpevolissimo Marcello Ciofi si fa infilare per questo 9 pari. 1 minuto e 48 da giocare, vediamo chi riuscirà a prevalere in questa partita di calcio. Chi perde paga la cena, ovviamente. Provano ad attaccare i gialloneri, il tiro però alla sinistra della porta di Coccia. Prova la replica la formazione giallo-granata. Si fa Melina in difesa,
c'è il rischio di perdere palla, non ci arriva per un attimo Filippini. Rimessa laterale per i gialloneri. Ultimo minuto di gioco, facciamo un applauso per questo finale di prima partita di calcio tra l'Unione Sportiva San Severo Calcio e l'Allianz Basket Città di San Severo. Tentativo fallito anche dall'altra parte del campo. La rimessa di Ciofi che deve accelerare un po' il tempo. Ancora un attacco giallo-granata con questo tentativo che per un attimo non colpisce un ragazzo a fondo campo. 20 secondi. Montedoro che non riesce a superare Di Santo. E questo è il gol della vittoria con i gialloneri che tornano in vantaggio. Ancora la rete finale di Sorriso, finisce qui. Facciamo un applauso ai giocatori in campo con la formazione giallonera che chiude in vantaggio la prima partita. Partiamo con un salto a due, arbitro Paolo Pesante, il primo arbitro. Il salto a due, vediamo un po'. Siamo pronti con il cronometro. Sì, grazie, facciamo uscire i ragazzi dal campo perché rischiano di farsi male. A fine partita possiamo divertirci tutti in campo, però adesso lasciateci la possibilità di poter continuare con la partita di pallacanestro. Siamo pronti, arbitro? E la prima palla è dei giallo-granata. Primo attacco con De Fabritis, i due capitani a contatto, De Fabritis e Florio. Un passaggio di infrazione campo tollerata dall'arbitro. Il primo tiro che però non va a buon fine dell'Aquila. In stile libero dell'Aquila per Andrea Florio che va fino in fondo al tiro. Il rimbalzo è di Ricci. Ancora attacco giallo granata. Vediamo un po'. Ribaltamento per De Fabritis che finta la tripla e poi va al tiro. Troppo forte la conclusione. Siamo ancora sullo 0-0 con De Fabritis che ruba una palla a Brunetti e mette la tripla. Un incredulo Brunetti che pensava De Fabritis fosse trasparente per il passaggio. Vediamo se arriva il pareggio con la tripla di Andrea Florio. E pensare che questo è lo sport di Florio, secondo. Ancora una conclusione sbagliata. E qui si provano gli schemi, Brunetti che attenta al cronometro dei 24 secondi e se li merita tutti questi fischi del pubblico. Vediamo un po' se arriva questa possibilità di allungare ancora il tentativo da due punti, ma c'è il rimbalzo della difesa giallonera dell'Aquila in palleggio. Va a complicarsi un po' la vita, fermato da De Fabritis. Ancora il contropiede, palla ribaltata, c'è la possibilità del tiro da tre, era un cross per un eventuale colpo di testa. Willy, come sta andando? Molto meglio loro, sia a calcio che a basket. Molto meglio l'altra squadra di San Severo. Ma siamo sul 3-3 però, eh? Beh, sicuramente alla lunga vinceranno loro. Sono più forti. Sono più forti. Alla lunga vinceranno loro, ma
Mister De Felice ha l'asso nella manica, potrebbe far entrare in campo il giocatore che dovrebbe risolvere la partita. Intanto viaggiamo sulla parità. A calcetto a quest'ora erano già con qualche gol in più rispetto al 3-3 dei primi tre minuti di gioco. Brunetti per Iannelli che va al tiro, il rimbalzo ancora in attacco, il canestro per i giallaneri, 5-3 il punteggio. Ricci che aspetta l'arrivo di tutti i compagni di squadra, ancora una conclusione, il rimbalzo della difesa dei gialloneri con Florio che arranca a superare la metà campo, la stoppata e vediamo se c'è possibilità di pareggio con la palla recuperata da Florio, può andare in contropiede clamoroso, errore di Andrea Florio, e però anche da quest'altra parte si perdona l'errore della difesa. Florio che può rifarsi, ma non è cosa per lui. Ancora la palla recuperata in difesa del giallo granata, vediamo un po' possibilità di pareggio, c'è il pareggio, ma che attacco ancora giallo nero, proviamo a far fare un canestro a Florio altrimenti non va via dal palazzetto questa sera. Canestro valido e c'è anche un tiro libero supplementare. Vediamo un po' se i giallo granata passano in vantaggio. Un tiro e si gioca. Il tiro del vantaggio. È troppo forte il tiro, addirittura il rimbalzo di Andrea Florio dell'Aquila dietro la schiena, un preziosismo di dell'Aquila e poi l'errore di Iannelli che va a correggersi. Cambio giallo-nero, esce Brunetti, entra in campo Filippini. 5-7 il punteggio. Rimbalzo dei gialloneri. Tentativo di contropiede timido con questa conclusione. C'è il fallo e ci sono due tiri liberi da questa parte del campo, possibilità di pareggio adesso con Iannelli Lunetta. Due patatine per Francesco Cota per rinforzarsi un po'. Si è aperto il picnic nella panchina dell'Allianz San Severo. Alessandro, una birra te l'hai ordinata? Un po' di salsa barbecue, grazie. Ci vorrebbe anche una Coca-Cola, salsa barbecue. Una birra per De Fabritis, grazie. E allora 5-9 ancora il vantaggio. Vediamo un po' Romano dietro la schiena a beffare Filippini. Dell'Aquila in palleggio. Giro palla difensivo in misto calcio palla canestro. Andrea Florio fuori gioco, ma va bene così. Andrea Florio che cerca il tap-in approssimativo. C'è il servizio per Florio ancora che può darla dell'Aquila, ma non ci pensa neanche un po' e va a realizzare. 5-7 si muove ancora il punteggio, 5-11 è il punteggio per i gialloneri. Tentativo di accorciare il rimbalzo e di Cota, ancora attacco con il tiro da tre punti a tabella. Poteva essere accreditato da 4 punti se fosse andato dentro. Un quarto tempo con il tiro sbagliato. Romano dietro a rimorchio, ancora
un errore. E qui mi sa che non se ne vuole sapere di andare al pareggio, mentre da quest'altra parte i gialloneri continuano a imperversare. Florio ancora prova questo cross dalle parti del canestro. Ti aspettavi un colpo di testa, Andrea, su questo cross? Non ha seguito l'azione, mica è colpa mia. Non hanno seguito l'azione, lì ci voleva un colpo di testa in effetti. Filippini dietro la schiena per la palla a favore di Dell'Aquila, e questa non se la sarebbe aspettato nessuno, questa palla dietro la schiena di Filippini, coach? Queste sono iniziative che non si aspetta veramente nessuno, ma manco penso gli spettatori. Ma neanche lui se l'aspettava probabilmente. non lo so, l'aveva pensato bene, dai, è una buona scelta. Poi gli chiediamo come gli è venuto di fare questo passaggio da playmaker. 5-11, allora mancano 11 minuti e 17 secondi in questo primo tempo della partita di basket di questa Italiana Ascensori e Servizi Event, una serata di beneficenza con questo tentativo sbagliato e c'è il rimbalzo, ma per rammaricarsene non si riesce a realizzare quest'altro canestro. Cota ancora per questo tiro e c'è l'errore ancora. Cota no look, il controllo di Andrea Florio dietro la schiena e qui c'è il canestro ancora sbagliato. Rimbalzo giallo-nero, Andrea Florio da tre punti e a costo di insistere altre 100 volte probabilmente Florio un canestro poi lo farà. C'è rimbalzo, ne rivendica un canestro già Florio. Eccolo ancora, a volo Andrea Florio. Gli applausi della panchina, domenica prossima potrebbe giocare a Potenza? Ma con queste potenzialità sicuramente lo tendremo in considerazione. E allora, finisce la prima decina di minuti, si continua immediatamente. Voglio proporre uno scambio, allora, il play Romano, il più basso di tutti. Sì. Ecco, allora, lui viene con noi e noi gli diamo Florio a loro, va bene? Vediamo un po' se accetta lo scambio, coach Nicolas Panizza, che a quanto pare è già un buon estimatore di Andrea Florio. Il problema è che per Giovanni Romano dovremmo attenderci anche il placet del papà che è qui presente in tribuna. Coach Panizza, allora, mister De Felice ha proposto uno scambio, ti cede Florio ma vuole Romano. Lo avevo capito già all'inizio che si sarebbe interessato a Giovanni, ma no, noi ci teniamo a tenere il nostro piccoletto a giocare a pallacanestro, dai. E allora, scambio non accettato, mister, si deve tenere Florio, se lo tenga per la partita anche di domenica prossima al Ricciardelli di San Severo nel match con la Puteolana, nell'augurarci ovviamente che possa essere decisivo per i colori giallo-granata, come ci auguriamo possa essere importante e decisivo per domenica e per il proseguo del campionato anche Giovanni Romano, il giocatore dell'Allianz San Severo. 15-5, viaggiamo ancora con un buon vantaggio da parte della formazione giallonera e qui ci aspettiamo che Cota possa essere decisivo per i giallo-granata. Romano ancora che va a scaricare per questo tentativo da tre a tabella, ancora rimbalzo in attacco ma non si riesce ad andare alla conclusione. Possibilità di allungare, vediamo un po' che cosa riescono a fare. Ah, c'è anche Porfido in campo. Cota, il lancio per Romano, forse in fuorigioco, ma l'arbitro non vuole alzare il braccio per fermare questa azione di attacco e zittisce tutti con questo canestro. Finalmente arriviamo a 7 punti, 15-7,
replica fallita dall'altra parte del campo. Antonello Coccia, la tripla di Coccia, ma è solo un'illusione il canestro. Romano si ferma, ancora tentativo da tre per il rimbalzo di Porfido. Attacco giallonero, Porfido vuole riprovarci Coccia, anzi no, saggiamente ci ripensa. E adesso c'è un'altra opportunità, non va però, possibilità di accorciare, vediamo un po' se riusciamo ad andare alla conclusione, e invece si sbaglia ancora. Continuiamo a sbagliare per il giallo granata, ancora una possibilità dalla lunga distanza per la formazione allenata da coach Panizza. Il bel dai e vai con Porfido, questo è uno schema provato in settimana, coach Panizza? No, tutta iniziativa loro sono ragazzi con grande creatività. Grande creatività dei giocatori, ecco Coccia che si ferma e va al tiro per il rimbalzo di Mastrangelo, fermato però dal cerchio. Si prova spesso la conclusione dalla lunga distanza, la palla recuperata da Cota per Romano che prova a lanciare un proprio compagno di squadra. E la schiacciata di Romano che non c'è, vediamo, arrivo io a tirare? No, c'è il canestro. Finalmente. Questo mister è stato uno schema, questo era ben preparato. No, con Mustone è impossibile fare schemi con Mustone, non capisce niente. È impossibile a calcio, figuriamoci a pallacanestro poi. Dobbiamo provare solo a pallavolo. Proviamo a pallavolo? Dobbiamo provare solo a pallavolo perché basket e calcio Mustone non capisce niente. Ecco, potrebbe essere un'idea quella di provare uno schema a bocce? Sì, quello però con Florio. A bocce o a 3-7 potrebbe essere uno schema. Allora, siamo ancora sul 17-9, mancano 6 minuti di questa seconda frazione. Il rimbalzo di Porfido, prova a lanciare lungo ma c'è la palla recuperata in difesa del giallogranata per questa nuova occasione. Ancora un tiro dalla lunga distanza. Si continua a tirare dai 6,75 metri. Questo è un suggerimento dell'allenatore, quello di tirare dalla lunga distanza, sembra quasi un divieto entrare sotto canestro. Diciamo che perlomeno a basket tiriamo dalla lunga distanza. C'è una multa per chi entra in area? Sì, ho indetto questa multa, quindi va bene così. E allora 15-17-9 ancora. Romano alza per questa opportunità che rinuncia Cota, che ha provato a lanciare in un layup che non c'è stato. Brunetti in coast to coast, va all'inchiodata, saluta tutti e può andare a casa Gigi Brunetti. E adesso c'è possibilità di recuperare per il giallo granata, manco a dirlo, perdono palla in attacco con questo pallone recuperato ma è uscito fuori e quindi rimessa giallonera. La schiacciata di Brunetti l'abbiamo mai vista in campionato, coach? Ma no, ma Gigi è un giocatore con delle potenzie atletiche impressionanti, dopo quando fa questi numeri a noi ci sorprende sempre, insomma. Sì, potenzialità che ha espresso a calcio Gigi Brunetti. Una schiacciata per salutare il pubblico da grande star? Ho smesso di schiacciare un po' di tempo fa, però in queste occasioni non posso fare a meno di fare questi gesti atletici, no? Gigi Brunetti era questo, è beccato dai Black Devils a giusta ragione perché non doveva fare questo affronto di questa schiacciata. 19-11 il risultato, vediamo un po' se si accorcia il divario. Si gioca
troppo in fase offensiva per i giallo-granata, che poi perdono l'opportunità di andare al canestro, mentre sono più produttivi pochi fronzoli per i gialloneri. E c'è la palla toccata da Coccia, rimessa. 8 punti da recuperare per i giallo-granata, che devono essere meno leziosi e più produttivi. Vediamo un po' se mister De Felice è riuscito a trasmettere questo concetto ai suoi giocatori in campo, ma non se ne parla proprio. Questo tiro, che probabilmente voleva essere un cross, e non c'è stato neanche in questa occasione l'intervento con il colpo di testa di un proprio compagno di squadra. Ancora Coccia da portiere a centrocampo praticamente per Francesco Di Santo. Apertura per il tiro dalla lunga distanza, rimbalzo di Cota, attacco ancora giallo-nero, ci riprova ancora Coccia da 3 punti, e il contropiede di Romano. 2 minuti e 30, 19-11. Iannelli, vediamo un po' che cosa si inventa, un semplice passaggio, e anche qui provano ad essere leziosi anche i gialloneri, e c'è il contropiede con Antonello Coccia che ferma il tentativo dei giallo-granata. Passaggio per Romano, servizio per il tiro da 2 punti, ma non c'è neanche in questa occasione. Coccia, vediamo un po', per Mastrangelo, si ferma Mastrangelo e va in un gancio da portiere a realizzare il 21-13. Palla recuperata ancora dalla formazione giallonera, e Coccia, il leader della squadra giallonera, che vuole recuperare, che vuole incrementare il vantaggio. Eccolo ancora, provare da 3. A tabella non c'è il canestro di Coccia, non c'è neanche quello di Mastrangelo, e c'è la palla rubata da Francesco Di Santo. Attacco ancora giallo-nero, aspettano che tornano in difesa i giocatori avversari. Mastrangelo ancora, da lì dove aveva fallito in precedenza non si è smentito, e sbaglia anche nella seconda volta consecutiva Remo Mastrangelo. Replica il tiro, non c'è il canestro. Ultimo minuto, 21-13, con Andrea Florio che ormai si è già vestito, ha fatto la doccia, è quasi a casa già. Sì, sto già a casa, mi devo vedere l'Inter. 0-1 finisce, fidati. 0-1. Musso, ma che stai combinando, Musso? Vediamo un po' se Mustone riesce a smentire Caro Tenuto, per fargli vedere di cosa è capace a pallacanestro. A calcio di cosa è capace Mustone? Meglio a pallacanestro, ti ho detto tutto. Pensiamo un po' cos'è al calcio. E non c'è neanche questo canestro dalla lunetta, e questa volta c'è il canestro a smentire Caro Tenuto con questo canestro di Mustone. 23-15. C'è rottura nello spogliatoio, mister, tra Caro Tenuto e Mustone, non corre buon sangue? Tu però hai fatto confusione, perché la mia squadra erano i gialloneri. Ah, ti sei venduto ai gialloneri? Era la mia squadra, erano i gialloneri, sei te che sei stato poco attento, quindi voglio dire, ho vinto a basket. Quindi vogliamo dire che ha vinto, ma in realtà hanno vinto entrambe le formazioni, ha vinto lo sport sanseverese, ha vinto la solidarietà Sansevero. Poco importa il risultato di quanto è successo nel calcio, di quanto è successo nella partita di pallacanestro. Tutti i giocatori a metà campo per la fotoricordo di rito. Ringraziamo le due società. Ringraziamo le due società, l'Allianz Basket Città di Sansevero e l'Unione Sportiva Sansevero Calcio, per aver partecipato a questa iniziativa organizzata dal Rotaract di Sansevero
Italiana Ascensori e Servizi Event, incasso che sarà devoluto in beneficenza per la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Approfittiamo anche per fare un grosso applauso al presidente storico del San Severo Calcio, Dino Marino, che non ha potuto essere presente qui con noi. Ci auguriamo di ritrovarlo quanto prima tra noi. Un applauso ancora alle due squadre e ai giocatori. Grazie a tutti, buonasera e grazie ancora.